Ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui su Resident Evil 4. L'altra volta avevo affrontato il Verdugo, il nostro simpatico amico Verdugo. E pensate che potenza poteva avere Salazar se non l'avesse inviato contro Leon, insomma. Penso che sarebbe stato molto più forte nell'affrontarlo. Poi dopo nella boss fight, diciamo. Allora, qui ci sono dei documenti, andiamo a leggere. Promemoria di Lewis 2. Il primo castellano rinchiuse le Plagas nei sotterranei del castello. Quando Salazar le liberò, erano ridotte a resti mummificati. Nessuno pensava potesse anche riportarle in vita. Gli organismi parassitari non possono sopravvivere senza ospiti. Eppure, quando Salazar e i suoi uomini scavarono tra le macerie, sembrò quasi che le Plagas stessero aspettando qualcuno che le aiutasse a rinascere. Molti anni dopo, gli abitanti del villaggio che avevano partecipato agli scavi furono colti da convulsioni inspiegabili. Poi, all'improvviso, si trasformarono, divenendo dei violenti selvaggi. In seguito, si scoprì che gli eventi erano causati dalle Plagas. Anche se mummificate, erano riuscite a sopravvivere così a lungo, rimanendo inattive a livello cellulare, sotto forma di spore. Le persone che parteciparono agli scavi inalarono le spore e i parassiti ritornarono attivi nei loro corpi. È così che le Plagas sono tornate in vita. Anche mentre scrivo, gli scavi per recuperare le Plagas continuano. Dio solo sa quanti parassiti sono risorti, senza contare lo spropositato numero di Ganados che sono stati creati. Bisogna porre fine a questa follia o il mondo intero potrebbe cadere vittima di questa setta religiosa. E allora, andiamo a salvare e poi questa parte, diciamo, la unirò al video successivo perché adesso vado ad affrontare invece la zona del tiro a segno, vediamo un po'. Rieccoci qui. L'altra volta avevo affrontato la sfida C del tiro al bersaglio qui col mercante. E adesso andiamo ad affrontare tutta la zona della miniera. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se state già giocando al remake che è uscito in questi giorni. Io aspetterò un altro poco perché, come sapete, questo non è uno dei miei capitoli preferiti, insomma, e poi comunque ritengo che i remake debbano avere dei prezzi più bassi di un gioco nuovo, onestamente. Un po' come hanno fatto i ragazzi di Naughty Dog con Medieval o Medieval, se preferite, dove mi pare che, affanculo, il prezzo di partenza fosse 40 euro, insomma, o anche Crash Team Racing, non era, anche quello non era uno dei miei preferiti, però quando l'ho preso, insomma, avevo un prezzo più che accettabile per quello che credo sia un remake, insomma, perché credo che ne esistesse anche uno sulle prime PlayStation, e insomma, quello partiva da 35-37 euro, quindi insomma, la metà, secondo me, quella è una scelta commerciale accettabile. Poi vabbè, per quando fu per Resident Evil 2 Remake feci un sacrificio perché comunque è il mio capitolo preferito e ho voluto che poi neanche quello ho preso a prezzo pieno in realtà. Avevo uno sconto di 25 euro credo su Amazon. Era una cosa che mi avevano dato alla sottoscrizione di un conto bancario e la sfruttai in quell'occasione lì. E direi che ho fatto più che bene, insomma. Ho potuto giocare a un gioco molto figo a un prezzo accettabile. Ecco, io ritengo che sarebbe stato giusto anche da parte di Capcom, insomma, vendere i remake a un prezzo migliore, ecco, più accettabile. Su Resident Evil 3 Remake assolutamente avrebbero dovuto farlo perché è stata un po' una delusione. Insomma, a livello grafico non mi posso lamentare, hanno fatto un gran bel lavoro. Però, tranne che per diciamo, le zone buie, che veramente non sono buie, ma sono nere, nere, e non vengono illuminate da nulla ed è molto difficoltoso guardare, cioè, guardarsi attorno, insomma. Io mi metto qua, così sto bello tranquillo. No, merda. La Plagas.
Addirittura. Madonna. E basta, fagli scattare le teste. Scusate ragazzi, mi uscita. Ogni tanto mi esce il dialetto. Scattare significa fargli scoppiare, insomma. Mi perdonerete. No! Stai là tu. Perché non riesco? Che palle. Cercavo di beccare la dinamite. Giuro che non era previsto, scusami, non volevo fare. Cioè, ti avrei ucciso comunque, però vabbè. Dettagli, non era previsto ucciderti insieme all'altro. Allora, io mi ricordo che usciva anche un altro Dottor Salvador qua, o sbaglio? Forse ricordo male. Allora. Queste plagas sulle rocce sembrano fossilizzate o mummificate. Questi parassiti sembrano morti. Sembrano morti. Li abbiamo tirati fuori. No. Affanculo. Guarda là. Aspetta il bastardo. Non mi avvicino perché sennò mi lancia la... l'accetta addosso. Vabbè che lo fai lo stesso appunto. Però. Almeno. A distanza ha più difficoltà. Ma io mi ricordo che c'era uno con la motosega. No! Che bastardo! Affanculo, muori. Forse dopo quando attivo il carrello. Non mi ricordo. Ho questo dubbio. Questi lasciavano i lingotti così in giro. Ma sì. Ok, qua non c'è bisogno. Ma forse dopo si attiva qua, quando vado ad attivare il coso giù. L'altro interruttore giù. Mi raccomando ragazzi, se siete appassionati della saga di Resident Evil in generale, passate dal nostro gruppo di cui trovate come sempre il link in descrizione, mi raccomando. Gruppo principalmente basato su Resident Evil, ma si parla praticamente di tutto quanto, non ci sono restrizioni di off topic. E quindi vi potreste trovare molto bene, poi non ci sono, come dire, non è richiesta presenza minima, quindi potete stare più che tranquilli. So che in altri giochi... Dove arrivo? Da là sopra? No, di là. Quindi io me ne vado qua. So che in altri gruppi richiedono presenza minima o roba del genere, noi non siamo soliti fare queste cose qua. Vediamo se riusciamo a beccare la dinamite, così siamo a posto. E va da, ma che è? Ma sì, ma per un millimetro non la beva, vaffanculo. Vaffanculo, muori. Bene. Però io sono straconvinto che qua esce uno con la motosega. Ora non so se era modalità difficile che ciò avveniva, però... Magari sto dicendo una cazzata, non me lo ricordo. Allora. E poi soprattutto, mi raccomando... Iscrivetevi alla mia pagina Instagram. Ok. Adesso devo tornare ad abbassare il carrello, giusto? Vedi che me lo ricordavo. Appunto. Però appunto, cioè, è un po' una stronzata. Perché se io ora me ne vado qua sopra, l'ho fregato. Se ti muovi però, dico. No! Ecco. Ora ho capito qual era il problema, ecco. Cos'è che mi impedisce di... Perché sennò era troppo facile, cioè.
Che ne ho fatta la gamba? Aspetta. Usiamo l'accecante perché... appunto. Quello mi stava per lanciare addosso la cosa, almeno l'ho stunnato, diciamo. Ok. Questo non è ancora morto, mi sembra. Muori, stronzo. Ottimo. Sì, c'avevo sto mezzo ricordo, ecco, quindi... meno male che me ne sono ricordato. Mi sono beccato pure un'accettata in faccia, però, almeno... non sono morto per colpa del dottor Salvador. Carissimo dottor Salvador. Sono curioso di sapere come faceva a curare la gente, insomma. Doveva essere un po' difficoltoso con la motosega, insomma. Quanto meno difficoltoso, dinamite. Ma la posso esaminare? Non l'ho mai fatto, scusate ragazzi, perderò un po' di tempo, ma... dinamite, esplosivo devastante, utilizzato nelle miniere. Beh, buono a sapersi. Qualcuno potrebbe non saperlo. Questo masso blocca il passaggio. No, la chiave no. Quella chiave me la trascinerò fino alla fine. Sarà il mio compagno di avventura. Cioè, quelli... esplosivo devastante e quelli non si fanno niente. Ok. No! Bastardo. Mi dà fastidio quando perdo i tesori così. Vabbè. Peccato. Proiettili della Magnum. Questi li andiamo a montare subito. A montare, a inserire subito. A parte che ci occupano spazio, però. Ci può essere utile. Siamo già qui? Oddio, mi ricordavo fosse più avanti sta zona, non so il perché. A volte ho dei ricordi un po' fumosi. Salve. Salve. Allora. Sì, vabbè. Cioè, dammi il tempo. Ma che è? Vabbè, uso questo. Bene. No, che palle. Ci sono tutti i nuovi Stador qui. Ok, ah, sì, mo arrivano gli altri. Lo sciopero di fatto.
Qui mi pare. No, non c'è niente. Sto. Mi ricordavo di sì. Questa sembra proprio una cosa di Beyond Good and Evil. Le crisalidi degli alieni. Basta! Ok. Sì. Ma che fesseria ho? Dai, fai venire qui l'amico tuo. Abbiamo finito? No, guarda là. Infatti mi sembra di vedere qualcosa. Perché non vengono qui? C'avete paura? Dai, oh, ma che veramente? Scappano indietro, cioè ti vogliono far venire là. Alcuni muoiono al primo colpo, altri ce ne vogliono tre, boh. Che senso ha? Dai, vedi che ti blocca... Madonna. Che stronzata sto gioco ogni tanto. Ti blocca proprio il fatto di sparare. Allora, vado a controllare una cosa e poi ritorno. Ok, andiamo avanti. È un po' noiosa sta parte, non mi è mai piaciuta molto. Che bisogno c'è di buttarsi così lì, che tanto potevano farlo scendere normalmente. Ok. Dai, questi enigmi stupidi. E qui mi sembra che ci dovrebbe essere l'ultimo pezzo della corona. Sì. Andiamo a montarlo. Ottimo. Perfetto ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, se questo video vi è piaciuto, se questa serie vi sta piacendo mi raccomando fatemelo sapere con un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina della notifica per non perdervi tutti i prossimi video, noi ci rivediamo nel prossimo episodio.